più tranquillità. Quale altra curiosità ci puoi raccontare? Che tu ne vedi tante. Sei mai stato in una clinica? Tu giri anche cliniche, hai visto cliniche in giro per l'Europa? Sì, come no, abbiamo anche altri partner con cui stiamo lavorando per le stampante 3D. Oggi uno dei nostri partner che si chiama Bego, voi utilizzate i Bello, bello. loro materiali, sono capaci di stampare dei denti finali. Cosa significa praticamente? Se uno manca un dente, arriva da un dentista che gli fa tutto il lavoro di preparazione, però il pezzo finale, quello che resta in bocca, è stampato 3D. Parliamo di un materiale plastico, che è infatti un composite con ceramica, noi lo stampiamo e praticamente in un'ora dal momento che iniziamo il dente è pronto per essere montato in bocca e così può rimanere lì in maniera 15 permanente. anni fa chi lo faceva al dente? Anche oggi tanti si fanno chiaramente dai tecnici dentali, ma lì il processo era più lungo. Arrivi dal dentista, gli prende l'impronta, la manda al tecnico dentale che produce un modello Un dentale, gesso. esatto, poi comincia a costruire a Con la cera. mano e lì ti prendi dei Fonde la giorni cera e fa fra colare il metallo, metallo, quindi esatto. lavora di metallurgia. Poi deve mettere la polvere di ceramica, la mette a Sì. fondere, poi quella la toglie, fa raffreddare, la colora, la prova in bocca, non torna, rinizia da capo, riprendi Esatto. l'impronta. Era storta l'impronta, per non perché è scarso il tecnico. Noi invece, in quel caso, apri il file, modifica il file, fai un'altra stampa. Esatto. Cioè parliamo da settimane, passare da settimane a ore. Ore, minuti anche, 40 minuti. Dipende dalla geometria del pezzo, ma più o meno 40 minuti, un'ora e mezzo, dipendendo dalla altezza, dalla complessità del pezzo, la stampante va a realizzare questo pezzo. Non dormire, eh. Ti sto vedendo che è l'ora della pennichella. Ok, macchinari, parliamo di sisma per Sì. esempio. Quante sisma ci sono installate in giro? Non saprei dirlo in maniera Sono quelle che definitiva. abbiamo qui in laboratorio, quei pezzoni Sì, grandi di metallo. quelle macchine che stampano il metallo in titanio, in cromo Sì. cobalto, Costo? dipende dalla macchina, partiamo da 200.000, arriviamo facilmente a 300.000 per l'ambito dentale, per l'ambito industriale 600-700.000 euro, dipende dalla dimensione, dalla complessità, da quello che il cliente vuole Costo praticamente tra fare. 5 anni? No, non si sa mai. Beh, 30.000. no, non penso. Non Scenderanno. penso, infatti io sono uno di quelli che dicono che la tecnologia sì, diventerà più accessibile, però non a questo ordine di magnitudine. Andrà 10-15% in giù, però porteremo più performance, più opzioni su questa macchina. Cioè per gli stessi soldi che paghi oggi, riceverai una macchina 2 volte più rapida o che è capace di lavorare con altri materiali che oggi non possiamo fare. E questa è la mia prospettiva per i prossimi 5-10 anni. Quali mestieri consiglieresti di fare a tuo figlio? A mio figlio, di essere praticamente capace di modellare in 3D. Infatti, più o meno un designer 3D, qualcuno che si Quanto intende. guadagna un designer 3D? Ma difficile da dire. Dipende quanto è bravo, dipende per chi Bravo, lavora. dipende da quanto è Perché se è bravo. bravo e lavori per la Ferrari o per la Formula 1, la McLaren, potresti guadagnare tanto. C'è inflazione in questo ambito Ah, di... no, Non si no, trovano, no, infatti, vanno è formati. alla rovescia. Oggi non trovi tante persone qualificate, capaci a fare questo tipo di lavoro quanto ne sarebbero bisogno. Ed è un mercato che sta crescendo non così, ma così. E Proprio così per sta questa ragione, crescendo. per questa scarsità di risorse, comincia ad entrare in questo Sì. ambito Chi l'intelligenza studia, artificiale. bravo, esatto, volevo arrivare lì. L'intelligenza artificiale, avete visto infatti là che ci sarà una guerra che già sta nascendo, le grosse case di produzione, capite? Tutto ciò che è digitale può essere creato, un algoritmo che crea da solo Esatto. le forme. Ma esiste già, praticamente parliamo di cosa si nomina come design generativo, dove praticamente un designer non fa più lavoro, come si lavora in maniera tradizionale. Un designer deve creare un pezzo, chiamiamo questo pezzo. Questo pezzo infatti si fa in un software CAD, Computer Aided Design, e lì c'è una persona che infatti prende delle forme primarie, prende delle linee, dei piani, dei Delle cerchi, delle sfere, cilindri, le chiamiamo forme primarie, poi vada a combinarle, le a tagliare, fonde. esatto, le fonde per ottenere questa geometria.
questa maniera quello che facciamo anche per i denti, esatto, abbiamo facciamo delle oggi. Librerie di denti, creiamo poi dall'impronta una barra primaria, poi quella sì. Si fonde con la libreria di denti e si personalizza. Ma in dentale siete fortunati, ma se parliamo sì. Di automotive o parliamo di sì. Aerospaziale sì. La libreria non esiste, uno parte da zero. Devo dire che il design del dentale secondo me è il più avanzato, esatto, da questo punto di vista a livello di software è più ottimizzato, ma perché è quello forse che è iniziato prima a sviluppare con Serec negli anni 70, possibile, non lo so, infatti anni 90 scusami, è iniziato il Serec in America. Okay. No, ma da questo punto di vista il design generativo arriva da un altro lato, se possiamo chiamarlo così. Infatti il designer dà i dati limite, cioè questo pezzo deve andare da sinistra a destra per questa distanza, deve avere questi tipi di agganci per essere capace di essere assemblato insieme ad altri pezzi, e dopo il software comincia a fare delle iterazioni e a tirare fuori delle proposte. Ti propongo questa geometria, questa geometria, questa geometria, e alla fine, secondo l'utilizzo di questo pezzo, il designer può scegliere uno o l'altro. Perché e modificarlo anche ogni un tanto serve resistenza meccanica, altra volta sembra serve qualcosa più artistico, un'altra volta qualcosa più organico. Secondo le necessità, il designer può scegliere. Però non è più il designer che fa tutti questi lavori a mano, ma l'intelligenza artificiale che li sta accanto, sta generando delle proposte. Ok, dove rimarranno i designer, quindi i medici, secondo te? In quale settore rimangono? Io direi infatti che per me l'ultimo campo, ma parliamo di anni e anni, che rimarrà attivo sarà il designer, dove abbiamo le forme organiche, medicali, biomedicali, non dentali, ma delle cose che sono particolari a una persona. Arti, esatto. Arti, ma anche chirurgia vascolare, possibile, rigenerare, esatto. Che ne so, questi tessuti e poi impiantarli, esatto. Stamparli. Si sta venendo anche stampato? Sì, si lavora a questo punto anche nell'ambito di bio, stampa bio 3D. Tessuti che stanno venendo stampati? Anche tessuti, pelle artificiale, anche organi, però non siamo a quel punto dove queste cose sono finali o funzionanti. Cioè siamo al punto dove qualcuno può replicare l'aspetto, la resistenza della pelle umana, però quella non è una pelle umana, è un pezzo di polimero che sta replicando questo pezzo. Poi si devono raggiungere altri livelli per avere dei nervi, dei muscoli, altre non cose. Prima di 5-10 anni. Quello non lo saprei dire, infatti. Non lo so, dipende, perché se tutto sta crescendo molto rapidamente. Ma chiaramente arrivare a un punto dove saremo capaci di stampare degli organi che potrebbero essere impiantati, direi un sogno. Oh, parli bene l'italiano. Grazie. Benissimo. Un applauso, veramente. Parli bene. Bravo, complimenti. Ma l'hai studiato? No, ho lavorato per un'azienda italiana, poi ho guardato tanta televisione quando ero piccolo. Okay. Per quelli che penso che la televisione fa solo del male. Meno male. E invece nell'ambito quindi dei designer, quindi a livello mondiale, rimarranno questo manipolo di cani sciolti che fanno le cose migliori? Io direi quelli che sono molto bravi rimarranno sempre. Ora non riescono a prendersi nessuno questi. No, perché quelli lì saranno capaci a fare le cose che gli altri non possono fare, o l'intelligenza artificiale non è arrivata ancora al punto di dare un risultato valido. Però per un ambito di 5-10 anni per me è una direzione molto, molto sicura per svilupparsi. Mm-hmm, esatto.